Alle 9.47 locali, un disastro di tipo sconosciuto è avvenuto presso la struttura di ricerca di Black Mesa, New Mexico, Stati Uniti, causando danni significativi e guasti di vario tipo ai sistemi di alimentazione e comunicazione nelle aree circostanti. Il complesso è ora in quarantena, mentre l'esercito è stato inviato nella struttura per collaborare con il personale scientifico a gestire la crisi. È stato diramato un ordine di evacuazione immediato a tutti i residenti nel raggio di 50 km dalla struttura. Pronto, Vanessa, sei tu? Sam, sono ancora qui. Bloccata in aeroporto. Tutto ok lì? Ma no, c'è tanta confusione, cioè queste tempeste fanno cadere gli aerei. La gente Calmati. Ha paura. Vedrai che presto sarai a casa, ok? Ma Annie come sta? Locale è stato chiesto Dorme. Di riportare la presenza. Le ho rimboccato le coperte poco fa. Febbre, nausea. Sente la mancanza della mamma. Dille che la mamma la pensa sempre. Glielo dirò. Tu ora cerca di riposare, va bene? D'accordo. Vanessa, pronto? Della difesa degli Stati Uniti d'America ha dichiarato lo stato d'emergenza. Una forza ostile sconosciuta è stata dichiarata presente presso la struttura di ricerca di Black Mesa e in molti altri luoghi adiacenti al complesso in New Mexico. Alle 17.42 locali, il presidente degli Stati Uniti ha emesso ordini esecutivi per ritirare tutte le forze di terra e distruggere l'intero complesso con un bombardamento su vasta scala. Le ormai dichiarate Portal Storm continuano a imperversare su tutto il globo terrestre, mentre fauna di origine sconosciuta appare in diverse zone del mondo. Le autorità consigliano a coloro che vivono isolati di raggiungere... Ho visto quelle creature divorare delle persone. I corpi erano sparsi lungo la strada. Non ho mai visto niente di simile. Velivoli da guerra non identificati stanno attaccando senza sosta le capitali sparse per tutto il globo. Ogni tentativo di mettersi in contatto con le forze di invasione è stato un fallimento. Il dottor Wallace Breen, ex amministratore della struttura di ricerca Black Mesa, sito diventato famoso anni fa per essere l'origine della Portal Storm, ha dichiarato di aver trovato un modo per mettersi in contatto con le forze di invasione, il cui nome sembra essere Combine. Le Nazioni Unite hanno chiesto al dottor Breen di negoziare la pace ad ogni costo. Le forze Combine hanno cessato il fuoco. Dopo milioni di morti in sole poche ore, gli sforzi del dottor Breen si sono rivelati un successo, con una tregua che ci auguriamo tutti possa essere duratura. Mentre attendiamo un comunicato ufficiale da parte delle Nazioni Unite, il mondo intero ha un debito nei confronti del dottor Wallace Breen.
Lock. Cauterize. Stabilize. Volete spiegarci cosa succede? Non abbiamo fatto nulla di male. Cittadine, attendete l'arrivo della squadra per l'interrogatorio. Tu preservi ancora la tua umanità. Sai benissimo cosa ci faranno. Per favore. Unità 07, sorveglia il perimetro. Ricevuto. Unità 19. Perlustra l'abitazione per trovare informazioni sulla posizione delle scorte rubate. Ricevuto. Cittadine, siete accusate di attività anticivili, aiutando la resistenza a sottrarre materiale riservato. Consegnateci tutte le informazioni in vostro possesso, altrimenti sarete inviate presso la struttura Nova Prospect per un secondo interrogatorio. Nova Prospect? Perché ci fate questo? Non sappiamo nulla di nessun materiale riservato. Vi state sbagliando! Non voglio finire a Nova Prospect. Stai tranquilla. Andrà tutto bene. No, cittadine. Non andrà tutto bene.
fa. Basta! Fermi! Dove sono le scorte che avete sottratto? No, io non so niente, no! Chi sono i vostri contatti della resistenza? Hai trovato qualcosa? Una mappa con delle coordinate che evidenzia un punto di interesse nella zona costiera a nord della città. Dovrebbe essere il loro nascondiglio. Il materiale rubato deve essere laggiù. Informa il comandante e muoviamoci. Ti prego, fermati! Unità 19. Entra alla cittadella e prepara i dropship per la spedizione. Unità 07. Mantieni la posizione e attendi istruzioni. Procedo. Abbiamo localizzato il vostro rifugio sulla costa. Per chi sono le scorte rubate? Chi è il capo della cellula? Rispondete, cittadine! No. Agente della protezione civile, è stato rinvenuto materiale biologico Xen nella struttura? Affermativo. Affermativo, signore. No, è una bugia. Col personale deve lasciare l'edificio per la disinfestazione. È un ordine. Elimina i bersagli e dirigiti al punto d'estrazione per il recupero. Io contatto la squadra della polizia. Cittadine, siete state giudicate colpevoli di tradimento. La vostra sentenza è la morte. Questo mondo è marcio. Ci era stata promessa l'immortalità tra le stelle. Invece, tra insulti e mani violente, abbiamo accettato di essere dominati per il compiacimento di un mostro. Tesoro mio, puoi diventare chiunque tu voglia. Per quanto possa essere pericoloso, troverai il tuo posto nel mondo. Thank you.
Unità 07. Andiamo. Seguiremo il settore fino a raggiungere la costa. Se qui si nasconde una cellula della resistenza, dobbiamo assolutamente trovarla. Affermativo. Ricevuto. Tesoro mio, puoi diventare chiunque tu voglia. Per quanto possa essere pericoloso, troverai il tuo posto nel mondo. Dovrai essere forte, mentre ti farai strada tra le verità e le menzogne dell'uomo. Come la luce e la tenebra, che col tempo diventeranno ai tuoi occhi una cosa sola. Non devi mai perdere la fiducia nella tua natura.
Questo mondo è marcio. Ci era stata promessa l'immortalità tra le stelle. Invece, tra insulti e mani violente, abbiamo accettato di essere dominati per il compiacimento di un mostro. Benvenuti. Benvenuti a City 17. Avete scelto o siete stati scelti per uno dei nostri più rinomati centri urbani. Per chi non mi conosce, io sono il dottor Wallace Breen, il vostro amministratore. L'istinto infliggerà una ferita letale alla nostra specie. L'istinto crea da sé i suoi nemici e ci spinge a batterci contro di loro. L'istinto ci dice che l'ignoto è una minaccia anziché un'opportunità. L'istinto ci porta subdolamente lontano dal cambiamento e dal progresso. Dunque l'istinto deve essere estirpato. Dobbiamo combatterlo con le unghie e con i denti, a cominciare dal bisogno più vile, quello della riproduzione. Dobbiamo ringraziare i nostri benefattori perché ci consentono di allontanare questa forza opprimente. Essi hanno esorcizzato i nostri demoni in un solo colpo. Ci hanno dato uno scopo, indirizzando i nostri occhi verso le stelle. Vi posso assicurare che il campo di soppressione verrà chiuso il giorno stesso in cui avremo il controllo su noi stessi. E quel giorno di trasformazione, posso dirvelo con certezza, è ormai vicino. Per restare fedeli alla nostra natura e al nostro destino, dobbiamo aspirare a cose più grandi. Dobbiamo uscire dalla culla. Perché rimpiangere il latte materno quando il nostro vero mezzo di sussistenza ci attende tra le stelle? Solo l'unione universale che gli sciocchi chiamano il Combine può condurci lassù. Le guardie transumane del settore 17 hanno saggiamente scelto la loro lealtà, facendo il primo passo verso una forma vivente meno caotica e più costruttiva. L'immortalità non è mai stata così a portata di mano della razza umana come ora. Io vi chiedo, esiste forse impegno più grande della collaborazione? Ai fini della nostra impresa attuale, rifiutarsi di collaborare equivale a rifiutarsi di crescere. O se preferite, suicidarsi. Oh.
sei qui per ucciderci. Cittadino, identificarsi. Fermo e non ti muovere. Sei accusato di sospette attività anticivili. Dove si trova la base della resistenza? È questo che pensi ci sia qui? Non c'è nessuna base. Ci siamo solo noi, io e mia moglie. E il materiale riservato rubato? Materiale? Ti riferisci forse a questi medicinali? Servono a mia moglie per renderle questi ultimi giorni sopportabili. Non è stato facile ottenerli, ma se sei qui, già lo sai. Per favore, mio figlio non c'entra nulla. Arresta solo me. Lascia in pace la mia famiglia. Non può funzionare. Non ne abbiamo più bisogno. Non c'è più nessun futuro per l'umanità. Abbiamo perso. Credi davvero che l'immortalità che ci è stata promessa valga il prezzo della nostra umanità? Se ti ricordi ancora cos'è l'umanità. Transumano. Tu provi ancora qualcosa, non è vero? Hai dei ricordi della tua vita prima del loro arrivo. Non abbiamo perso. Abbiamo solo smesso di lottare. Ora eccoci qui, a vagare tra le rovine del mondo. Bersaglio individuato, raggiungersi al settore HN3. Unità 19, rapporto. Unità 19, mi ricevi?